Ricorre oggi il centenario dalla nascita di Chiara Lubic per celebrarla. Sabato pomeriggio anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Trento. Il movimento dei focolari ha sempre evidenziato lo stretto rapporto tra la sua fondatrice e la città di Trento e proprio del suo rapporto con la città, Chiara Lubic aveva parlato in un'intervista al telegiornale regionale della RAI, rilasciata nel 1995, a Giorgio Dunelli. Ve la riproponiamo. Io sono tornata a Trento contentissima proprio, a rivedere la mia città. Stamattina sono andata a vedere il Duomo, ho voluto vedere la scuola dove ho fatto le elementari, poi anche dove sono nata e anche dove sono stata battezzata. Perciò è tutto qualche cosa che mette in moto l'affettività, l'intelligenza, la volontà. Lei ha detto che il movimento non poteva nascere che a Trento. Per quale motivo? Ma c'è qualcuno che dice questo, che c'è un piano anche provvidenziale. Siccome noi siamo caratterizzati un po' per l'ecumenismo molto caratterizzati per l'ecumenismo, dicono proprio a Trento, dove c'è stato il concilio di Trento, guarda un po', dicono anche i nostri protestanti, dove c'è stato il concilio di Trento, dove è stata consumata la, la divisione, perché bisognava anche fare i conti con la, con la storia, qui è nata una speranza di unità. Che augurio vuole fare lei alla sua città, a Trento? Ah, io vorrei dire che già che qui è nato questo fuoco che si incendi questa città, un po' come Assisi, io vorrei, ecco, lì è nato San Francesco. Adesso, quando si pensa ad Assisi, si pensa sempre a un incendio. Io non sono santa, logicamente, immaginarsi. Però, qui è nato un carisma. E perché questo carisma non funziona proprio a Trento?